10 punti di nerd in questi I due contenuti di casi. questo materiale didattico sono offerti da terze parti e non Atik Mill e hanno carattere puramente educativo, non costituiscono nessun incentivo di investimento. Chiunque intraprenda questa attività lo fa per sua spontanea decisione, assumendosene tutti i rischi e conseguenze. Gli autori Atik Mill non si assumono nessuna responsabilità per eventuali decisioni di investimento prese dai partecipanti e dagli iscritti e declina ogni responsabilità nei limiti della legge per danni diretti o indiretti connessi a questo servizio. Le opinioni espresse dai relatori non necessariamente rispecchiano quelle di Tikmill, a meno che non sia stato specificato. I CFD sono strumenti complessi e comportano un elevato rischio di perdita del denaro in tempi brevi a causa della leva. Il 73% e il 70% dei conti del cliente al dettaglio perde denaro facendo trading con i CFD, rispettivamente con Tikmill UK LTD e Tikmill Europe LTD. Valuta se comprendi come funziona il CFD e se puoi sostenere l'elevato rischio di perdere denaro. Allora, secondo appuntamento dell'anno, con me o come sempre Tony Cioli-Pugliani. Allora, prima di entrare nel vivo, permettetemi una piccola presentazione. Il venerdì di solito la faccio la presentazione del broker Tikmill. Sarà molto rapido. Tikmill è un broker non dealing desk, significa che il 100% delle posizioni viene girate ai liquidity provider e ha una regolamentazione FCA UK con fondi segregati e separati da società assicurati fino a 85.000 sterline. La velocità di esecuzione è molto rapida, parliamo di una media di 0,1 secondo, grazie ai 10 server sparsi per il globo. Non ci sono requote e non c'è nessuna limitazione sulle strategie. Potete utilizzare quelle che ritenete più opportune, come lo scalping e l'arbitraggio. Gli spread partono da zero, con commissioni tra le più basse del mercato. Tra l'altro, in questi giorni abbiamo aumentato i nostri liquidity provider, quindi avrete sicuramente notato un miglioramento ancora degli spread e degli swap anche sulle condizioni attuali. Non ci sono costi né sui depositi né tantomeno sui prelievi. Questa è un po' la mappa dei server, con quelli più importanti di Londra, North Virginia e Tokyo. Potete confrontare l'offerta di Tikmill con gli altri broker in qualsiasi momento su un sito esterno che è MyFXBook. Potete confrontare le commissioni con gli spread. Noterete quasi sempre che Tikmill ha le condizioni migliori. Grazie a queste caratteristiche, Tikmill per 2 anni di fila è stata considerata come miglior broker per esecuzione nel 2018 e 2019. E anche i nostri, comunque, diciamo, metriche finanziarie sono aumentate, appunto, sempre nel 2019. Allora, la breve presentazione del broker è finita. Entriamo adesso nel vivo e vado sulla mia piattaforma. Allora, vediamo un po' come sono messi i mercati, il DAX sui minimi, Tony. Ovviamente Tony, io inizierei un po', se sei d'accordo, a parlare di quello che un po' sembra essere adesso il market mover che un po' cercavamo nel 2020, che è questo coronavirus. Poi ce ne sarebbero anche altri, un po' comunque anche il discorso Brexit, l'ultimo giorno comunque del Regno Unito, e anche un po' il discorso dell'impeachment su Trump, che oggi c'era una votazione in Parlamento. Tony, cosa ne pensi un po' dei mercati finanziari, come stanno un po' chiudendo questa settimana? Ma sai, noi siamo italiani, dal punto di vista di un italiano, io ripeto quello che dico ultimamente, insomma, chi mi segue lo sa, ho visto quasi 24.000 punti già la seconda settimana di novembre, 23.880, il 13 di novembre mi sembra, e quindi siamo sostanzialmente fermi quando al cospetto abbiamo avuto 5-600 punti in Nasdaq 100, 50, 60, 70 punti di Standard & Poor's, 1000 di Dow Jones. Nel frattempo il DAX ha rivisto, seppur per un solo giorno, il record storico assoluto a 13.600 e passa. E l'Italia è lì che cincisca. Onestamente, il massimo relativo degli ultimi 2 anni l'Italia l'ha fatto lunedì. Lunedì, pur essendoci il coronavirus in attività, perché già lunedì è scoppiato mediaticamente, già si sentiva prima, ma al solito la borsa snobbava. Però già lunedì avevamo avuto un fondo degli indici americani durante la notte della domenica importante e anche inizialmente nel primo pomeriggio molto molto importante, ma l'Italia nella chiusura ha addirittura visto
24-180, qualcosa veramente di alto, ma questo era giustificato perché quando i principi macroeconomici dell'economia in qualche modo ragionano, e questa lezione di oggi è molto importante perché effettivamente c'era stata la sconfitta del sovranismo, del potenziale del sovranismo, ovvero di Salvini. Gli romani. E questo ha fatto sì che il BTP, che quotava 143, 142, anche 144, forse l'ultima giornata della scorsa settimana, questo venerdì, ha cominciato a correre, si è portato in questo momento a 148 punti. E il rendimento è andato da 1,40, 1,30, addirittura a 0,90. Adesso l'Italia è di 0,90, quasi vicini ai minimi storici di quest'estate. E quindi il fatto che dal punto di vista della politica non ci fosse per un po' di tempo il rischio della caduta di governo, ma ancora di più la possibilità di andare alle elezioni e portare Salvini come capo del governo, ha fatto sì che i mercati finanziari premiassero innanzitutto il debito sovrano italiano e, in seconda battuta, grazie alla rivalutazione delle banche, anche gli indici italiani. E l'indice italiano ha fatto un massimo del biennio 19-20. Improvvisamente, cosa è successo invece? È successo che l'Italia oggi siamo al minimo di questo range enorme che c'è da 2 mesi, tra 23 e 24, 23,6 ha rimbalzato 6-7 volte, a 24 e un pelo è sempre sceso, abbiamo fatto 23,270, che siamo a un minimo incredibile quando proprio lunedì eravamo al massimo. E quindi, evidentemente, siccome ricorrere anche a queste cose è giusto, quando dico non c'entrano niente, sono il primo a metterlo, però cosa c'è stato oggi? Vi do i punti salienti delle analisi che bisogna fare. Oggi c'è stato un dato clamoroso. È ovvio che siamo in periodo di fine Brexit, coronavirus, Amazon, Tesla, BTP che è stracomprato, impeachment di Trump, ma chi opera sull'Italia, noi ci rivolgiamo anche all'Italia. Io sapete che adoro il film, però parlo un po' di tutto, ma dell'Italia ho sempre un occhio particolare. Oggi è uscito un PIL, prodotto interno lordo, clamoroso, perché addirittura è stato negativo 0,3, si pensava più 0,2, ma un PIL negativo meno 0,3, che è clamoroso, perché era un po' che non facevamo dei meno, porta il PIL annuale del 2019 a più 0,2 contro il prima ipotizzato più 1,2, più 1, più 0,9, più 0,6, più 0,5 e il dato definitivo è più 0,2. E questo è grave. E più il primo trimestre del 2020 tra dazi potenziali che adesso Trump sta discutendo o dovrà discutere la prossima settimana con il Presidente della Commissione, von der Leyen. E coronavirus che in qualche modo rallenta l'attività, eccetera, rischiamo di andare noi in recessione tecnica a sorpresa. Perché quando abbiamo mai sentito parlare di Italia recessione? Mai, perché avevamo sempre il nostro più piccolino. E quindi gli operatori si sono svegliati da quel torpore e dicono: cacchio, quell'Italia lì. Però fa veramente schifo perché un PIL così negativo fa veramente. Allora, improvvisamente, con quel dato lì, oggi l'Italia, ad esempio, a cospetto di un DAX che perde, per carità, ma fa fatica a perdere un punto percentuale, oggi lascia un altro 2%. E quindi è sceso, vi spiego anche tecnicamente, il baluardo Enel, che aveva sostenuto da solo praticamente l'indice, perché se dovuto le banche non vanno a spingere da queste strade, non vanno le banche, inutile, anche se uno, io dicevo le banche, ma le banche non vanno, uno può dire quello che vuole, ma le banche non vanno. Sì, ha fatto da 2 a 2,20 Banca Intesa, è arrivata a 2,30, 2,40, ma al cospetto di rally, Leni è andata a 5, a 9, a 8,5, insomma. Le banche non vanno. L'ENI ha affossato il petrolio e non va neanche l'ENI. Gli altri titoli come Poste Italiane un po' tenevano, oggi ha sbragato addirittura anche l'ENEL, perché tecnicamente lo devo spiegare, perché i fibisti che vanno a speculare sul nostro indice
magari anche all'estero, partono, vendono dei panieri e a questo punto, essendo un po' tutti i titoli massacrati, gli altri se la sono presi anche con la star Enel. E quando c'è un Enel che ti perde quasi il 3%, Enel che pesa più del 15% dell'intero listino, perché pesa tantissimo, visto che è l'unica che è salita, mentre Eni, UniCredit, Intesa, Generali, tiene, sono scese e evidentemente ha portato giù il nostro listino. E quindi abbiamo avuto due macri, due dati di carattere fondamentale che effettivamente uno può dire quello che qua hanno inciso da prima la sconfitta di Salvini lunedì con il record dell'inizio settimana e oggi è inciso decisamente il prodotto interno lordo. Quindi quando uno fa quel riferimento, quelle discussioni da bar che dice questo governo il reddito di cittadinanza è qui, non è produttivo, gli investimenti non va bene perché, insomma, tutti quei discorsi da bar, però poi alla fine danno un risultato di un prodotto interno lordo negativo. E quando esce il prodotto interno lordo negativo, anche se siamo in un caos mediatico di mille altre argomentazioni, spiego che l'Italia si arriva alla resa dei conti. E questa è la motivazione. Per quello che riguarda invece gli altri market mover, evidentemente c'è un gioco folle degli americani che da una parte hanno il paraocchi, poi gli americani sono rialzisti, vedono delle quotazioni o anzi delle società che guadagnano più di un trilione, no, guadagnano, valgono più di 1.000 miliardi di dollari. Sono quattro, ricordiamocele, al mondo sono solo quattro, sono tutte ovviamente americane. Una è Amazon, è rientrata ieri nel club del miliardo di dollari, l'altra è Google o Alphabet, l'altra è Microsoft, è entrata da poco, e l'ultima ovviamente Apple. E quindi quando c'è un Amazon che improvvisamente ti tira fuori dei dati di bilancio, eccoli qui i fondamentali, strepitosi perché hanno un guadagno per azione del 50% in più di quello che era prospettato. Il numero 6,40 contro i 4 mi sembra prospettati, a parte i prospetti sono un po' delle truffette perché li ammassano sempre in modo da far clamore, ma quando hai una società che vale 1.050 miliardi di dollari, circa 1.000 miliardi, ma non so. Sì, adesso non voglio, aspetta, no, 1.000 miliardi di dollari, 1 miliardo, scusate, 1.000 milioni, 1 miliardo di dollari che ti guadagna il 12% per il gioco dei panieri, fa sì che anche in un contesto disastroso di guerra, di coronavirus, che io stamattina sono rimasto a vedere delle immagini, dei filmati, ho sentito dei vocali, delle cose effettivamente che c'è da avere un po' l'angoscia. Improvvisamente ieri il Nasdaq da 9.000 è andato a 9.250 in chiusura perché quando tecnicamente un Amazon ti fa questa roba qui e per forza succede così. E quando Microsoft, che è un'altra da 1.000 miliardi, ti fa questa roba qui, tecnicamente protegge quello e questo porta su tutto. E quindi abbiamo questo contrasto, questo dualismo spaventoso tra situazione contingente che nessuno è in grado di poter dire, io non dico la supereremo oppure non la snobbo, né sono particolarmente preoccupato. Dico che nessuno è in grado, anche se poi se uno va a leggere tutto, c'è chi dice che insabbiano, che i morti sono molti di più, che lo stato lì, in quella città lì, è veramente grave, c'è chi dice che sì, però l'appunto di massimo la raggiungeremo la prossima settimana e poi si risolverà. Evidentemente, però, c'è la indecisione, la non sicurezza di quello che succederà. Tu puoi sapere che Google o Alphabet o Apple vende meno telefonini, puoi sapere che c'è un dazio, puoi sapere che Salvini non andrà più a fare il Presidente del Consiglio per qualche anno. Puoi sapere che Trump perderà o vincerà le elezioni, di questo virus non puoi sapere niente. E quindi c'è indeterminatezza del rischio. Quando c'è indeterminatezza si dovrebbe scendere. In contrasto, questi dati dei giganti americani hanno fatto sì che c'è sto casino, dove effettivamente c'è uno scoppio di volatilità importante,
E dove non si capisce più niente, non si capisce più niente perché c'è il trendista che dice: Seguo il trend, io guardi me ne frego così, e un giorno ha ragione lui, un giorno ha ragione io, un giorno ha ragione lui, alla fine abbiamo torto tutti. Oh, abbiamo ragione quando riusciamo a guadagnare. Questa è la realtà, e dico anche io, perché molte volte proprio in questa trasmissione ho detto: invidio chi guarda solo i grafici e in maniera asettica segue determinate tendenze, però chi in maniera asettica in questa settimana segue determinate tendenze, a volte si stima, a volte lo insaccano, perché se ieri segui la tendenza era un 9.250 di Nasdaq, adesso siamo a 9.080, eppure Alphabet è uscita, Google è uscita, Amazon è uscito, il target price è stato aumentato, e le banche centrali ci sono, e quindi riemergono quei caratteri di indeterminatezza del rischio che evidentemente, secondo me, come ho scritto nella mia newsletter, quella che è pubblicata sul mio profilo, che più o meno immagino che la leggiate tutti, insomma, anche perché sono 10 righe scritte abbastanza semplici, effettivamente l'indeterminatezza del rischio sta premiando chi ha speculato a ribasso. Dal punto di vista operativo, allora, io voi sapete che io tendo a essere sempre un contrario, nel senso che non mi piace, soffro parlare del rialzo quando sono tutti contenti a 24.000 perché rotto 24 si va a 24.5, perché se una volta rompi 26, quell'entusiasmo popolare mi fa schifo. Al tempo stesso mi piace invece anche all'opposto scucchiaiare da sotto e cercare delle opportunità quando il mercato diventa orso. E questo è un po' il mio stile, a volte mi va bene, a volte quando i trend sono esageratamente da un senso o dall'altro, evidentemente sbaglio. E io, vista da esperto l'Italia oggi, vista proprio nei book, proprio le correlazioni che ha rispetto agli indici americani in festa, e qui perdiamo i pezzi, l'Italia evidentemente punta i 23.000 punti. Punta ai 23.000 punti, che non escludo, addirittura si possano vedere stasera, non lo escludo, perché c'è un trend infernale. Ma sta spurgando di quegli eccessi che poi torneranno utili per chi riesce e non è insaccato, e quante volte ho detto: attenzione, ci si insacca, ci si insacca, ci si insacca, e per poi poter ritornare a comprare. Poi qui in base, come al solito, ai time frame che usiamo, perché gli investitori, se sono liquidi, sono contenti, se non sono liquidi, sono attaccati, non sono contenti. E questa è un po' la situazione. Tony, una domanda. Visto proprio quello che hai detto in particolare sul Nasdaq, dove abbiamo comunque un contrasto tra dati comunque trimestrali buone e da un lato comunque l'incognita del coronavirus, in quest'ottica, quindi con un aumento della volatilità, secondo te una tecnica come quella tua del tergicristallo può funzionare oppure no? Cioè mettersi un po' a lavorare sugli eccessi di volatilità e farlo però magari su un indice come Nasdaq. Allora, può funzionare se le size, a me non può funzionare, perché io se anche sbaglio un 3 Nasdaq, qui prendi una strafilata, mezz'ora fa ha fatto 9.200, era 9.200 il Nasdaq 100, ha fatto alle 3 e mezza, 3.15, fatto 9.201, 9.200, adesso siamo a 9.080, ieri ha fatto 9.003, in serata era 9.250, poi da 9.250 adesso è 9.070. Insomma, diciamo che, sai, anche il minimo di un contratto regolamentato, 300 punti sono 6.000 dollari, insomma, per cui se ne hai due, ti viene l'infarto a fare questo tipo di modello. E evidentemente con TickMill e con la possibilità quindi di parcellizzare le size con pochi, quant'è il minimo del Nasdaq, ad esempio, o il minimo appunto, un dollaro? Esatto, quindi è molto. Ecco, con un dollaro, Nel senso, se adesso mi mettessi long,
sul Nasdaq per lavorare un po' questo eccesso ribassista, comunque con un lotto nel gestito. Attenzione, attenzione, qui Giuseppe, io non lo so se è un eccesso ribassista. Sì, intraday potrebbe essere interpretato come un eccesso ribassista, ma il record del Nasdaq assoluto è 9.250, ed era stamattina il record, ieri sera ha sfiorato il record storico, cioè, per cui in un'ottica intraday può darsi che sia un eccesso. In un'ottica di dire oh, è regalato 9.090, il Nasdaq, attenzione che l'anno scorso io ci rimisi, io iniziai con uno short bellissimo di Nasdaq a 7.2, bellissimo, con tanti contratti, e poi a 6.8 con delle opzioni, insomma, e poi venne insaccato a 6.5, che ha detto 6.5 regalato, costava 7.2 l'altro giorno, a dicembre, a 6.5 me lo sono visto a 5.950. Per cui, cioè, il 9.090 attuale può darsi che in un'ottica infraday da terzo cristallo possa essere già interessante, se lo fai con un contrattino da un dollaro, da 2 dollari, perché oh, male che vada, andrà a 9.000, 8.990, perdi 100 dollari, 90 euro, fa il culo. Ci sta. In un'ottica di adesso compro questo perché è regalato, state attenti, e questa è la cosa che ci tenevo più a dire oggi, lo provo a dire sempre. Gli insacchi dei miei amici, delle persone che poi mi chiamano, Tonio, questo, 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 nascono in questi giorni, in quest'oggi tipico, perché uno è sul record storico 24.000 a lunedì, o è record storico sul Nasdaq a 9.250, Standard & Poor 3.3 sul record storico. E continuamente il nostro cervello dice: caspita, se l'avevo presa, l'avevo lasciata, caspita, se l'avevo preso, l'avevo lasciato, caspita, caspita, caspita. E siamo lì che ci rodiamo tutti perché non abbiamo cavalcato il treno. Sono sincero. Io faccio un esempio generale, quello che penso io, ma ci sta tutto. In un trend così favoloso di rialzo, dove particolarmente ogni calo è stato riassorbito, compreso questi con la malattia coronavirus, evidentemente può darsi che uno finalmente veda l'Apple a 310, gli sembra oro colato perché ieri era 330, o Amazon a 2040, dice ieri era 2100, ecco, oppure una banca Intesa, avevo fatto l'esempio l'altra volta, a 304, a 295, che era 320, saliva sempre. Da lì nascono gli sacchi, perché poi le situazioni si avvitano e quel prezzo che appariva adesso uno sembra un'occasione storica, a me mi ha chiamato in tre, Tony 23,5, 23,480, 23,460, sto film sembra regalato, però siamo a 2,90, 2,60, abbiamo già visto il Nasdaq a 920, 900, e questa è un po' l'attenzione. Perché dico questo? Uno dice, ma dici dell'ovvietà? No. No, vi spiego perché. Non dico delle ovvietà, perché questa volta vi è l'indeterminatezza della questione. Per cui se uno mi faceva questo ragionamento, con quello che sto imparando anch'io, io continuo a imparare e faccio le riflessioni, per cui chi ha visto le 25 puntate, grosso modo, lo sa che io sono corretto, cioè io mi espongo sempre, do le mie idee. E sono onesto quando le sbaglio o no, però questa volta c'è la novità, per cui uno dice: Trump impeachment, il Senato forse, oppure Trump mette il dazio del 5% all'automobile europea. Uno dice: ma che cacchio ce ne frega, dai, compriamo. E in effetti ha sempre avuto ragione. Se compri su un dato geopolitico, guerra dell'Iran con i droni, Iran contro Stati Uniti, guerra mondiale, una cosa. Uno comprava là il 3 gennaio, si curava il naso, dopo un'ora, 2 giorni, 3 giorni, diventava ricco, perché tutte queste cose sono diminuite. Nel caso del coronavirus, io più sono attento, più io non sono catastrofista, però non so cacchio. Cioè, io non lo so, nessuno è in grado. Io ho sentito il vocale che gira sui vari WhatsApp di un ragazzo trovato di Bologna che sta là e raccontava il suo punto di vista.
E disse: ma qui fuori dalla città ci sono la polizia armata, qui si parla di 5.000 feriti o 6.000 contagiati e 200 morti, invece sono molti di più. C'è uno stato di agitazione particolare e c'è, insomma, e Lula racconta in certo modo. E quindi fatto sta che siamo esattamente in una fase di indeterminatezza di un problema enorme. Poi spiego anche questo. Lasciamo perdere quei poveri cristi, massima solidarietà. Cioè, non è il problema dei morti e degli infetti, quello la morte cinica. Il problema è che, ritorniamo ai fondamentali, in questo momento la Cina, non, in Italia non puoi andare in Cina e non può venire nessuno dalla Cina. British Airways l'ha già fatto 3 giorni fa. Nessun turista andrà in Cina oggi. Scusate se rido di fronte al dramma. Nessuno andrà in Cina e i cinesi non potranno. Quindi fabbriche, la Toyota è chiusa, quell'altra è chiusa, il campionato di calcio è sospeso fino al 2021. Cioè ci sono, quel poco che ho sentito, una serie oggettiva. La gente sta nei rifugi, non esce di casa, non spende, non consuma. C'è oggettivamente una situazione tale dove chi segue i fatti fondamentali, quelle 3 volte all'anno che vacilla la borsa è perché il PIL cinese è 6,1 e non 6,4. Oddio, il PIL 6,1 e la borsa vacilla, però rimane sopra 6. Se dovesse effettivamente la Cina, che è il secondo paese al mondo, perdere 2-3 punti di PIL, quel punto il traino generalizzato di 1,8 miliardi, 2 miliardi di persone che adesso hanno anche 2 spicci in tasca, va a riflettersi su tutta l'economia. Quindi c'è un rallentamento, recessione, non dico a livello globale, però di alcuni paesi, l'Italia sta già dimostrando questo, perché in Italia, sentivo ieri dei servizi, non vi dico niente di nuovo, molti di voi lo sapranno anche meglio di me, ma il 35%, sentivo ieri, non era una roba di borsa, della Moncler, 30-35% venduto in Cina o tra gli asiatici. Quindi se Moncler passa da 46 e ti perde un po', ci sta. E così anche tutti quei prodotti che sono anche comprati. E quindi al di fuori della gravità di questa materia c'è un blocco delle attività di ordine fondamentale che si ripercuoterà nei bilanci. Questi generali, questi faranno sì che le aziende venderanno qualche cosa di meno e quindi di riflesso gli utili saranno inferiori e di riflesso i famosi earnings per share, EPS, diminuiranno e quindi un rallentamento anche dei prezzi è concepibile, cioè non è solo la follia e la paura di questo. E quindi anche se Apple è andato bene o Amazon è andata bene, magari stiamo a vedere come andrà successivamente. Magari Amazon non ci rimette niente o pochissimo, perché immagino che in Cina addirittura ci può guadagnare, visto che il rivale viene da lì. Insomma, però ci sono delle situazioni da stare in orecchio. Se gli americanoni continuano a salire perché fanno la festa, un bel giorno, però gli americanoni purtroppo li conosciamo, per cui io ho avuto una brutta esperienza l'anno scorso a dicembre, che mi sono messo long verso il 18-17 dicembre e venne fuori perdeva il Nasdaq 200 punti alla volta. E io mi è rimasta in gola questa sensazione qui, per cui non facciamo gli spiritosi a tenere delle posizioni a 9.100 di Nasdaq perché è poco, ma pensiamo solo che il Nasdaq quest'estate era 7.000, ha fatto anche bucato, ha mosso un attimo i 7.000 punti, 6.9, 7, 7.2, 7.3, 7.4, poi ha fatto 8.000, che io mi ricordo era Formentera, un secondo, era ritracciato e poi risalito fino a 7.4, poi risalito a 8.000 e adesso 9.000. E due, se è 9.000, non è storocolato, compreso se andiamo a fare la posizione. Per cui io, il mio invito, io non ce la faccio a ripassare perché per mentalità, sì, le ho fatti su in alto qualcosina, ne ho fatto una all'inizio di trasmissione, ho fatto 130-120 in 4 secondi, l'hai sentito anche il rumore, ho fatto quello lì. Eccolo lì, Nasdaq che spinge. Adesso ho messo il Però grafico. vedi,
Questo è un catasto, è una catastrofe dove evidentemente un dollaro, 2 dollari, se uno dice oh, vaffanbecco, prendo 100 dollari anche se va 8, 9, 90 lì lo stoppo, ci sta. Io personalmente col contrattone non ce l'ho, anche perché stasera è il 31 gennaio e i più esperti sanno che il 31 gennaio, negli Stati Uniti d'America scadono le opzioni mensili alle ore 22. Quando scadono le opzioni, è un terminalotto. Il mercato poi si spara 50 punti su, 50 punti in giù, perché chi è rimasto insaccato o chi devono fare i conti e le posizioni vengono rollate, ma quelle che sono in scadenza, specialmente le call o le put sul Nasdaq, si devono chiudere per forza e ti arrivano i contratti in gola se tu non la chiudi. Quindi chi magari ha venduto delle put perché sale sempre e magari c'aveva delle 9.000 e stanotte è andata a dormire proprio, che belle le put 9.000, perché effettivamente non valevano 9.250, può anche generare del caos. E questo ve lo ricordate, alle 21:45 chi vuole rischiare, rischia se, questo lo dico, ci tengo, se uno vuole rischiare c'è la legge. Io ho una legge che dicono con le opzioni insaccano gli insaccati. Cosa vuol dire insaccano gli insaccati? Che se c'è una posizione stressante, l'infradeo del periodo, cioè particolarmente che sembra regalata o che sembra in eccesso, paradossalmente si enfatizza quell'eccesso, perché se ad esempio sale, 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 uno dice, beh, io aspetto fino alla fine, aspetto fino alla fine, aspetto alla fine, magari è short, alla fine deve comprare per forza perché ha venduto una call e porta sul mercato. Oggi con questa brusco calo di 150 punti rispetto al momento, rispetto ai valori di ieri, anzi 170 punti, può darsi che chi doveva sistemare, ad esempio io le faccio le opzioni, ho sistemato tutto ieri, proprio perché non voglio, ho fatto delle cagate, perché ho venduto una call strike 9.100 e ieri la sono pagata 130 punti, per cui ho buttato via 2.600 dollari, e 130 punti, adesso 9.100, addirittura è fuori dal money. E ieri ho buttato, no, però l'ha chiusa perché saliva, 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 ha detto io chiudo sta roba di opzioni. E quindi il consiglio che do è quando in America, vedete che schifo il film, scende tu, il consiglio che do è di stare attenti anche all'ultima mezz'ora di contrattazione stasera, venerdì 31 gennaio. Ok, Tony, sì, in effetti stanno scendendo abbastanza bene gli indici. Allora, già un po' di domande. Allora, abbiamo parlato già del Nasdaq. Antonio chiedeva se rimanendo in tema coronavirus occorre scappare a gambe levate dal Nasdaq. Però già ci siamo espressi. Se vuoi aggiungere qualcos'altro in risposta a questa domanda. Adesso il signore mi ha chiesto Nasdaq. Io direi dall'azionario. Non è detto, ad esempio, Nasdaq è quello che ha tenuto meglio perché con questi risultati eccezionali gli americanoni vanno, si turano il naso e comprano, anche perché quelli sono micidiali. Boom, boom, anche ieri sera nel disastro si sono messi lì a fare 200 punti con sta po'. Può l'Amazon capitalizzare 950 miliardi e ha preso oltre 100 milioni di capitalizzazione nel giro di un minuto perché il dato era buono? Ma si può, tenete conto che tutto il FTSE MIB italiano capitalizza 550, a oggi calato 530, 540 milioni di euro. Amazon ha fatto un gap di un 20%, più di tutta l'Enel, solo di valore, per cui è una cosa incredibile. Sì, insomma, sì, io dipende da come uno ha la posizione, però io personalmente
A 9.080 non mi fa innamorare, non mi fa innamorare perché ha già fatto 8, 9, 30 lunedì scorso il Nasdaq, ha fatto 8, 9, 31 mi sembra, vado a memoria, 8, 9, 31 e mezzo mi sembra, perché non dovrebbe farlo lunedì? Lunedì l'hanno detto un po' tutti, per cui ho paura, sentivo un po' anch'io le televisioni, lunedì riaprirà la Cina probabilmente. Se non riapre è un fatto negativo perché è stata una settimana chiusa per motivi religiosi del capodanno cinese, se dovesse riaprire è un disastro, per cui anche stare sabato e domenica con delle posizioni in sto clima non è bellissimo, almeno che non arrivi uno scienziato che risolva tutto, a quel punto apri in gap up del 6%. Lì è un po' una biglia, io non sono prudente, io tra i due farei leggermente più short, tra i due, tanto lunedì mattina ci sentiamo, per quanto bisogna vedere poi a che prezzo e a che ora e quando chiude, perché se dovessero il Nasdaq continuare con questo ritmo, può darsi benissimo che arrivi stasera sotto i 9.000 punti, a quel punto una roba che vale a 9.250 è un po' stressato e può diventare rischioso anche rimanere short, e sta lì nella sensibilità. Se invece un po' recupera, no. Però insomma, qui a guardare le cose è spaventoso tutto. Sì, presumo che Antonio si riferisse comunque a una visione di lungo termine, però Tony ti chiedo, ma un investitore che magari è investito sull'azionario da diverso tempo, esce adesso su indici, ma dove la mette questa liquidità? La mantiene in pancia così? Dove va a cercare altri rendimenti se non sull'azionario? Sì, però il mercato sconta nei prezzi che c'è il cosiddetto TINA, there is no alternative, non c'è alternativa. E i prezzi, cioè, qui sembrerebbe che siamo a prezzi interessanti. Allora, ripeto, 9.080 non è interessantissimo, cioè erano 8, 9, 30, cioè, evidentemente. Non è che io dico smontare per la vita, però è probabile vedere quel famoso 5 che ormai è diventato un 3% in meno che io mi aspettavo dal mio report lunedì scorso. Ho detto mi aspetto un 5%, non, fu tranquillissima la puntata di lunedì. È un 2, un 2,20, un 2,5 l'abbiamo fatto lunedì, poi l'abbiamo recuperato, adesso l'abbiamo riperso. Sì, anche io non sono mica così negativo, sai, dipende dall'ottica. E dalla capacità dell'investitore di rientrare dai costi che deve rientrare. Ma se uno smonta delle posizioni oggi e decide di pagare a seconda se ha delle azioni, dei future, un 4, 5, 6% in meno, secondo me è facile che ce l'abbia. Cioè, non è che è l'occasione del secolo adesso. Cioè, gli insacchi nascono proprio oggi perché uno dice a 23, 2,50 il FIB è orocolato. Allora, io vi ricordo solo che l'1 ottobre, io nel treno che andavo a Investing Roma, me lo ricorderò sempre, il FIB ha fatto 21.035, credo, va tutto a memoria, l'1 ottobre, 21.035. Cioè, che è successo da ottobre? Solo delle cose peggiori. Prendete i giornali di stamattina, cosa è successo rispetto a qua, solo delle cose peggiori. Perché è saltata la banca di Bari, il governo fa dei paciughi, i dati sulla disoccupazione sono aumentati in tutta Europa, al mondo sono diminuiti, noi siamo rimasti al 9,8, il prodotto interno lordo è meno 0,3 in quel trimestre lì, per cui è calato e scalerà probabilmente. Cioè, dov'è sto rocolato qui da comprare? Ha perso Salvini, ha perso Salvini, però insomma. Non è che questi siano dei fenomeni come gestori, insomma, non hanno fatto. Io purtroppo sono contrario a questo tipo di manovra che hanno fatto. Sì, capire, non lo voglio dire, però non è una manovra da sviluppo, non è una manovra coraggiosa, non è da sviluppo economico, è perché hanno dovuto accontentare le varie fazioni, per cui dal momento che ci metti il reddito di cittadinanza, dal momento che provi a dare questo aiuto qui, quest'altro qui, non investi in sviluppo,
fai fatica. Sentivo oggi un commercialista anche con le partite IVE, quelli hanno bloccato, quelli che hanno un reddito di lavoro dipendente superiore ai 30.000 euro, per cui questi non concorreranno. Cioè, c'è una serie, la repressione al contante, le lotterie, tutte queste robe qui che purtroppo, anche se sono giuste, vanno a trappare ulteriormente quello che è la nostra spesa e quindi il prodotto interno lordo. Quindi, dov'è questa occasione? Dice, non c'è alternativa. E io ho quei due spizzichi che ho i contanti, c'è sul conto corrente, tanto non è che vengo punito. Ma questo non è che io non sono, tra l'altro, quello che mi rode, che chi mi conosce da più d'anno, io sono l'opposto di quello che, cioè, sarò l'unico, se dovesse scendere un altro po', l'unico del contesto mediatico che parla di borsa che incomincerò a incoraggiare gli acquisti. Sempre è successo così. Io l'anno scorso, a novembre del 2018, dicembre, andai in televisione su Class a fare uno speciale. Ero l'unico che ho detto, ho fatto una cosa con Enric, io scommetto nel 2019. Poi ho cominciato a cambiare idea perché i tassi negativi, secondo me è importantissimo che non diventino troppo negativi. Però dissi, ecco, compriamo a mani basse, stanno regalando la roba e che l'Italia ha fatto il 30-32% più tutti i dividendi. E quindi, però non è questa, secondo me, ancora un'opportunità di acquisto, perché 9.070 o 23.2, io come posizione ho delle opzioni che sto rinnovando da novembre e non ci ho mai rimesso sul FTSE MIB. Perché le presi bene quando era 24, l'ho sempre rinnovate e guadagna pochissimo, non guadagna. Però adesso se dice strike 23.000 scadenza febbraio. E quando, se mi va sotto i 23, venderò delle put 22.5, quindi comincio già a riequilibrarmi. Però non ho mai avuto di. Però credo che ci possa andare sotto i 23.000, no? E allora tutto al più entriamo sotto i 23, 22.8, 22.850. Quando cominceranno a dire tutti un disastro e tutti diranno l'avevo detto, che non lo dice mai nessuno. Questa è un po' la mia filosofia. Cioè, l'avevano detto così, nelle chat, queste cose qui. Ottimo, Tony. Allora, le ultime domande. Roberto chiede: non trovate strano che oggi è sceso più il DAX che Cina 50? Credo che il DAX abbia pagato oggi un dato molto negativo sulle vendite al dettaglio questa mattina. Quindi, vabbè, entrambi scendono comunque abbastanza bene. Cina 50 adesso è un vostro indice, la Cina è chiusa, probabilmente si riferisce allo scostamento dei future, quello che, perché Cina, la Cina è chiusa, il mercato cinese è Io chiuso, sono però. entrato comunque forse sta operando sul CFD come me, perché io sono entrato oggi Perché rimane votato il sulla CFD? Certo. Mansell. Quando si fanno questi ragionamenti bisogna vedere un po' la storia di quello che ha fatto Cina 50. Cioè, è chiaro che se fosse successo ieri l'epidemia solo in Cina e il DAX perde l'1 e la Cina meno 0,5, uno se lo fa, ma magari quel future lì ha perso l'8, il 6, il 4 e l'ultimo giorno il DAX ha perso di più per il dato, ad esempio, dell'ordine al dettaglio. Ecco, sono queste le sfumature che vanno viste. Ok, allora vediamo. Vincenzo ti chiede una domanda tecnica, non so se Tony riesce a rispondere. Future alla chiusura del cash. Allora, io vorrei fare una domanda tecnica. Future alla chiusura del cash. Quali sono le dinamiche overnight e di conseguenza come fanno ad aprire il giorno seguente in linea con l'indice? Grazie. Questa è la Me la domanda. ripeti? Allora, io vorrei fare una domanda tecnica. Future alla chiusura del cash. Quali sono le dinamiche overnight, tra parentesi, e di conseguenza come fanno ad aprire il giorno seguente in linea con l'indice? Oddio, io questo lo conosco molto bene. Allora, facciamo l'esempio del DAX. Il DAX chiude alle 17.30 il cash. Viene rilevato da Eurex viene rilevato da Eurex alle 17.35 il valore del future e va in settlement. A quel punto il future DAX assume il valore
molto simile a quello del cash, esclusi 6 punti in più, 6 punti in meno a seconda del contango o del backwardation in base al tasso di interesse, e assume quel punteggio lì. Basta. Poi dopo il contratto continua a scorrere e c'è un delta positivo o negativo a seconda di come chiude alle 22:30. A quel punto, però, dal punto di vista dei conti nel mercato regolamentato, si fanno solo sulla base del livello di chiusura del 17:30. La mattina dopo riscorre in base al libero mercato, ma nelle piattaforme rimane il valore delle 5:30. Io non dico oltre, cioè non è che devono fare qualche cosa, è un libero mercato, i mercati sono liberi, per cui nessun condizionamento. Ok, va bene, allora sono volati come sempre i tre quarti d'ora, però non mi preoccupate perché lunedì siamo di nuovo qui alle 8:45, quindi poi se avete altre domande le riprendiamo comunque lunedì, non c'è problema. Allora, grazie a tutti per aver seguito il webinar e vi do appuntamento a lunedì alle 8:45. Grazie Tony, come sempre sei il È numero uno. stato un piacere, è stato un piacere, anche se non vi vedo. Io ho tante persone che poi mi scrivono dopo il webinar, che seguono, ormai è una famiglia, non c'è bisogno neanche di mandare email. E mi piace vedere il numero di partecipanti, che per essere venerdì a quest'ora è elevatissimo, è quasi record, e poi è bello vederli crescere, non diminuire i partecipanti, no? Questo è molto bello. Grazie a Infatti, tutti. grazie a tutti, buon weekend.